Adesso invece apriamo la pagina sportiva collegandoci in diretta con il nostro Enrico Giancarli per fare un po' il punto della situazione sulle vicende relative al calciomercato. Enrico, buongiorno, eccoti, adesso ti vedo. Enrico, buongiorno a te. Allora, la parola a te per le ultime novità sul fronte del calciomercato. Ciao Anna, buon pomeriggio a te. Naturalmente un saluto a tutti gli amici che ci guardano all'ascolto al TG8. Le novità in casa Pescara ci sono anche abbastanza importanti perché i due grandi obiettivi dell'ultima ora, Eugenio Dursi e Franco Ferrari, rispettivamente attaccante esterno e attaccante centrale, entrambi di proprietà del Napoli, da oggi li possiamo considerare a tutti gli effetti i giocatori del Pescara. Stanno raggiungendo il ritiro di Palena, poi le firme sul contratto per quanto riguarda i due giocatori. La formula è la stessa: prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. La trattativa si è sbloccata nella tarda serata di ieri. C'è stato l'ok da parte del Napoli, c'è stato l'ok con l'entourage dei calciatori. Dunque, lo ripetiamo, Dursi e Ferrari entrambi arriveranno oggi a Palena. Li possiamo considerare a tutti gli effetti giocatori del Pescara. Andiamo avanti anche con le altre operazioni perché siamo ai dettagli anche per quanto riguarda, o meglio, il Pescara e ai dettagli per quanto riguarda l'arrivo di Derisio, il centrocampista centrale fortemente richiesto dal tecnico Auteri. Bisogna prima risolvere il contratto con il Bari, ma va valutata anche la posizione, Anna, di Busellato, perché secondo nostre informazioni il calciatore potrebbe attendere delle offerte in Serie B e quindi non sposare il progetto del Pescara in C. Allora lì bisognerà poi andare a rivedere anche un po' le strategie di mercato per il reparto nevralgico del campo. Detto anche di Derisio, un altro giocatore che è pronto a vestire la maglia biancazzurra, il difensore classe 99 Filippo Dellicarni, scadenza a giugno 2022 con la Juventus, dovrà rinnovare e poi arriverà con la formula del prestito con l'obbligo di riscatto. Fatte queste quattro operazioni, la sensazione è che poi il Pescara si fermi per quanto riguarda le entrate, si concentri di più sul mercato in uscita e poi andrà a puntellare l'organico in base alle richieste del tecnico Auderi. Vi do, Anna, se sei d'accordo, anche qualche notizia di mercato importante di basket, perché è arrivata l'ufficialità, l'abbiamo anticipata ieri la notizia, la Lux Chieti ha anche il suo ultimo colpo, ha messo a segno, si tratta della guardia che è italiana ma cresciuta in America nell'NCAA da Virginia State. Si tratta di Thomas Woldestates, il nome americano, ma il giocatore è italiano a tutti gli effetti, nato e cresciuto a Bologna, un classe 98 di cui si dice un gran bene. Di questo e di tanto altro parleremo questa sera alle 21 su Rete 8 Sport in uno speciale Passione Basket dedicato proprio a tutte le operazioni di mercato delle formazioni abruzzesi. Ti restituisco la linea ripetendo un po' la notizia più importante, ovvero che Dursi e Ferrari, calciomercato Pescara, sono da oggi giocatori biancazzurri e raggiungeranno il ritiro di Palena. Tutto, Anna, se non ci sono domande ti restituisco la linea.